questo incontro io non ho voluto invitare dei magistrati, non ho voluto invitare dei magistrati per evitare che succeda quella cosa vergognosa che è successa il 19 luglio, quando Scarpinato ha letto una lettera a Paolo Borsellino, ed è per questo che è stato aperto contro di lui un provvedimento disciplinare ed è stato deferito al CSM, e questo soltanto allo scopo di tagliargli la strada a che potesse diventare procuratore generale a Palermo. Quindi non abbiamo voluto invitare i magistrati per evitare che poi vengano accusati di mischiarsi a dei pazzi come noi, a dei rivoluzionari come noi, a della gente che si ostina, e non possono essere che dei pazzi nel nostro paese, a cercare verità e a cercare giustizia. Ma c'è stato un magistrato, Ardita, che ha voluto inviarci una lettera, che adesso verrà letto da Marco Bertelli, uno dei miei più fidati collaboratori. Ha detto che era necessario che questa, che ci fosse in qualche maniera anche la presenza attraverso una lettera, la sua presenza. Ardita è un magistrato attraverso il quale sono venute fuori tante verità su quella, il risultato di quella trattativa, su quel 41 bis che costituiva uno dei prezzi della trattativa, di questa infame, di questa scellerata trattativa tra Stato e antistato. Ecco, grazie. Come vi accennava Salvatore, ecco, all'interno della magistratura c'è un dibattito molto vivo sull'inchiesta, sulla cosiddetta trattativa tra Stato e mafia. E all'interno delle mailing list dei magistrati c'è stato uno scambio di mailing list molto acceso, veramente vivo, soprattutto dopo le dimissioni di Nino Di Matteo, sostituto procuratore a Palermo, e Vittorio Teresi, procuratore aggiunto. Forse alcuni di voi sapranno, molti di voi avete letto, i due magistrati si sono dimessi pochi giorni fa dai ruoli direttivi che ricoprivano all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati, perché hanno ritenuto che dopo la pronuncia della sentenza della Consulta sul conflitto di attribuzione sollevato da Napolitano, hanno ritenuto che l'Associazione Nazionale Magistrati non abbia speso una sola parola in loro difesa, come effettivamente è stato. E loro ritenevano che sarebbe stato giusto da parte dell'ANM esprimersi in loro difesa, perché sono convinti di aver agito in piena legittimità e nel pieno rispetto della legge. E dopo le loro dimissioni, appunto, nelle mailing list dei vari gruppi della magistratura c'è stato uno scambio veramente forte di mail tra chi apprezzava la decisione di Di Matteo e di Teresi di dimettersi e chi invece li criticava pesantemente, sia per la loro decisione di dimettersi, sia per il loro modo di vivere la professione di magistrato sostanzialmente. C'è stato addirittura chi, tra i magistrati che scrivono su queste mailing list, ha definito l'atteggiamento di Nino Di Matteo come voler fare una tragedia, con tutta l'accezione, diciamo, siciliana che viene data al termine tragedia. Cioè, sostanzialmente, Nino Di Matteo, con la decisione di dimettersi, avrebbe voluto un po' pavoneggiarsi, darsi delle arie. E noi appunto abbiamo avuto la possibilità, questa lettera non è una lettera che abbiamo ricevuto direttamente da Ardita, abbiamo avuto però la possibilità di leggere questi scambi di mail e abbiamo ritenuto giusto leggere la risposta che Sebastiano Ardita ha scritto in risposta a questo collega che aveva definito la decisione di Nino Di Matteo tragediare. Le tue dimissioni sono state un tragediare. Ti vuoi mettere al centro dell'attenzione. Sebastiano Ardita ha risposto con queste parole: la tragedia. In una materia così complessa come la questione Palermo, nella nostra lista, in riferimento alla mailing list, è stata evocata la tragedia. Lo si è fatto per paradosso,
e mai invece espressione mi sembra più calzante. La tragedia è innanzitutto nei fatti che fanno da cornice al processo, nel sangue delle vittime, nei bambini morti ai georgofili, nel sacrificio dei nostri colleghi e delle loro scorte. La tragedia è anche un genere letterario, utilizzato per sopperire alla carenza di comunicazione, che nel mondo ellenico era legata soltanto ai mezzi, e ai nostri tempi alla mancanza di umiltà che ci rende sordi alle ragioni degli altri. Un genere che consente di guardare dentro al dolore dei protagonisti, del quale non comprendiamo l'origine, ma di cui conosciamo solo la capacità di tramandarsi. E allora ne attribuiamo la causa alla ubris, una colpa che prescinde dalle nostre azioni, che ci rende responsabili solo per la discendenza, per l'appartenenza ad un mondo ideale, ad un luogo, ad una categoria di uomini. La tragedia sta nella difficoltà di comunicare e di essere compresi, nella impossibilità di rendere visibile agli altri ciò che si sta vivendo. La tragedia è la difficoltà di spiegare che per quella ricerca della verità che ruota attorno alla morte di chi ti è stato padre, e lo è stato per tutta la magistratura, scommetteresti la tua professione perché altri, che tu amavi, hanno sacrificato la propria vita. La tragedia è che sai bene che il processo è difficile e tu, prima degli altri, comprendi che l'esito potrà non essere quello che auspichi e immagini già tutto quello che ne conseguirà, ma comunque non ti tiri indietro, perché sai anche che se non la cercherai tu, quella verità rimarrà sepolta. La tragedia è che sai perfettamente che 20 anni fa, quando i corleonesi comandavano a Palermo, indagare sui rapporti tra la mafia e lo Stato significava essere condannati a morte, con sentenza da eseguire alla prima occasione, anche dopo 10 anni. E adesso non sai cosa ti succederà. Puoi solo sperare che quella regola non valga più, ma non puoi essere tu a denunciarlo, perché sei il diretto interessato e nessun altro lo dice. La tragedia è anche una falsa rappresentazione della realtà, che spesso consiste in insinuazioni e in accuse larvate, e dalla quale con difficoltà ci si riesce a difendere. La tragedia è sapere che hai fatto solo il tuo dovere, che hai applicato la legge, che hai operato con correttezza rispettando le istituzioni, e ti accusano di aver tentato di ricattare il Presidente della Repubblica. La tragedia è sapere che quello che è successo a te potrebbe succedere ad ognuno dei tuoi colleghi e non avere la solidarietà incondizionata di ciascuno di essi. La tragedia è essere costretti a commemorare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino insieme a tanti che da vivi li detestavano e facevano loro la guerra, ed anche oggi nel loro nome fanno la guerra che sostiene le loro idee. La tragedia è che la tua difesa e quella dei tuoi colleghi è politicamente inopportuna e fa perdere consenso a tutti quelli che la vogliono sostenere nella magistratura e nella politica. La tragedia in questo caso è l'origine di tutto, è la causa e la conseguenza di ciò che è accaduto, è un sacrificio morale che si perpetua ed una condanna che cade su chi raccoglie un'eredità. Sebastiano Ardita.